Intanto siamo sempre offline su Twitch. Aspetta, aspetta, vedo la rotellina scorrere. Io comunque vedo. Allora. È ben buffa questa roba. Da Roberto. Roberto. Ci vedo su Twitch. Buffa. Ben buffa. Ben buffa. Comunque sì, siamo live anche su Twitch. Siamo live anche su Twitch. Ciao, e amici di Twitch. Tengo d'occhio la chat di là, tu quella di qua, e adesso magari muoviamo lo schermo così succede qualcosa. Matteo Fortunato ci dice che dobbiamo cominciare a uccidere gente. E tipo così? Perché non c'è fuoco amico, Matteo, purtroppo. Vorrei sparare nel lobo di Davide, ma non posso. Comunque intanto partiamo a velocità crociera verso... mi segni una missione, caro amico Claudio, così ti andiamo. Ti segno una missione, guarda, ti segno quella che c'è vicino al fiume, campo de football. Quella di ieri che abbiamo distrutto tutto, dove c'è la macchinina. È un raid comunicazioni, ruba l'elicottero, ci riproviamo. Sì, ci riproviamo, magari fatto bene questa volta. Intanto, mentre procedo con molta calma verso il luogo. Scusami, ti interrompo un secondo, c'è un'icona che fa vedere un bicchierino da spumante, cioè un bicchierino, scusami, da cocktail. Non so cosa sia. Andiamo subito. Cioè, all'altezza della missione c'è anche un bicchierino da cocktail, quindi là si fa la missione, si ammazza dei cattivi e poi si beve un martini. Andiamo da quella parte. Esatto. Ok, sì, dove è segnato con B praticamente, a 426 metri. Esatto. Bene così. No, quello che volevo dire è che un attimo di... un momento Ciccio Gamer, no, scusate, un momento polemica... No, che il gioco effettivamente sembra interessante, c'ha però delle criticità un po' così da mettere a posto, ma per fortuna siamo in beta e quindi tutto può andare bene. Intanto... giocato in coop è sì più interessante, ma c'è quel problema che ognuno sta nella sua partita e ognuno deve completare l'obiettivo. È un po'. Cioè, l'obiettivo principale. Intanto io scenderei qui che siamo un po'. Sì, dai, siamo alla distanza l'obiettivo, giusta. L'obiettivo principale è comune, ma gli obiettivi secondari, che sono poi legati effettivamente ai potenziamenti della propria partita, li devi andare a fare. Cioè, ognuno deve fare il suo, che è un po' una cazzata epocale. Esatto, sì. Ricordiamo che qui facciamo parte della stessa agenzia di mercenari, quindi il fatto che quando uno scopre una risorsa e la segnala alla base lo debbano fare tutti è una cosa del tutto insensata. Quindi, comunque c'è una quantità di gente che ci aspetta. Sì, vabbè, ma lo sappiamo. Cioè, soprattutto l'obiettivo è rubare la macchina con la mitraglietta sopra. No, il primo obiettivo è intanto rubare l'elicottero. Sì. Quindi io però farei in realtà quello che entra, ciura l'elicottero. Però la macchina, se noi alza il drone, se vedi c'è la macchina con la mitraglietta, che in realtà non c'è nessuno, andiamo lì, prendiamo la macchina e uccidiamo tutti. Okay, magari evitando di far esplodere l'elicottero. Ok, allora follow me, andiamo a prendere l'elicottero, la macchina con la mitraglietta. Oppure... io ho un'ottima idea. Allora, no, dunque, il discorso è che bisogna ammazzare il pilota, non è che tutti sono in grado di portare via cioè il pilota prima che era proprio vestito da pilota e che ha portato via l'elicottero, quindi in teoria se tu ammazzi solamente il pilota, poi insomma, vediamo di capire dove è il pilota. Okay. Esatto, il pilota. La prima volta mi sono trovato di fronte, ho provato a sparargli, però insomma poi lui è partito. Ma com'è il vestito da pilota? Perché qui ci sono tutti vestiti da cattivi, generici. Aspetta. Grande Carlo Cicalese che è tornato da noi, su Twitch. Cioè grande lo riconosco Carlo. In qualche modo? È quello forse con due barre sopra? Lo vedi che ce n'è uno con col pallino due barre sopra? Allora se tu lanci drone dovrebbe darti la Potrebbe essere, potrebbe essere lui, ma non... è quello marcato con uno. Quello marcato con uno. No, questo mi dice che è un veterano. Ah, me lo dice, aspetta, rialzo subito il drone. Appena me lo ricarica. Perché lui mi dice un veterano, quindi sarà probabilmente un tipo più cattivo. Beh, c'è uno però senza armi. Ah, insomma, ha visto il drone. C'è uno senza armi. Ma con come il... fa a vedere il drone? È un comandante. Vede il drone, sì. Però non ci facciamo... Mario, niente, l'elicottero è partito. Sei proprio... Guarda, Mario, hai rovinato la missione. No, sì, è così. Vabbè, ti vedono il drone, li vedono. Attenzione, cioè, sarebbe anche una cosa. Sì, ma non ero bassissimo, porca troia. E vabbè. Grande Marietto. Vabbè, comunque il pilota c'era, era quello disarmato, però tanto è inutile a questo punto. Era il pilota, era disarmato con un cappellino e una. E quindi è Fratfest. Aspetta che arrivo con la Jeep dell'amore. Sto qua. Sì, però non ci stiamo 3 ore come l'altra volta. Tanto si spara e basta. Insomma, ci allontaniamo. Mi hai ucciso, coglione. È perché il modello di guida è un po' quello che è. E Mario non ti tira su, aspetta che ti tiro su io. Missione secondaria fallita, ma dai.
Comunque, continuando la lista, cioè, oltre alla nostra evidente deficienza, nel senso, fra le cose un po' così che del gioco, secondo me, è che giocato in coop è interessante perché i nemici sono picchiano. E però sali sulla macchina adesso. No, vieni a salvare, c'è uno qua dietro. Ma lascialo lì. Mentre giocato con l'intelligenza artificiale come compagno, diventa un po' facilotto, però c'è l'opzione, io marco i nemici e faccio fare tutto ai miei amici, che è un po' gabbolone. Però non c'è certo, nessuno. Ma ce n'è uno lì in fondo. Poi c'è questa cosa che alcune armi sono incredibili. 11 secondi, non fate gli antipatici. Mario, non ce la facciamo. Il tipo lì... Bam! Sì, però se continui a muoverti... Ah, ce n'è due, ce n'è diversi. Morto. Questa cosa è bellissima, la macchina su cui si può smitragliare. Sì. Adesso io continuerò a tenere premuto R2, perché arriva Mario. Mario, salta su, va. Allora, cerchiamo un'altra missione secondaria a questo punto. Andiamo a vedere, ma il cocktail dov'è? Dai, la facciamo dopo questa qua, dai, mi dispiace. Ah, il cocktail, esatto, il cocktail, vediamo un po', non lo vedo più. C'è. Ma in realtà cocktail vuol dire attività recreative, questo è un campo di football, quindi è un'attività recreativa. Quindi si può giocare al pallone nel gioco? Non credo. No, semplicemente indica sulla mappa i posti in cui ci sono le attività recreative, quindi il campo di calcio è inteso come un posto in cui... Certo, per antonomasia in questi luoghi. Cioè, è una leggenda, vedi, è un campo da calcio donato dall'Unione dei Cocaleros. Ah, caspita. Cocaleros. Intanto vi state andando. Ci stiamo muovendo, io tanto sono qui, non sto premendo R2, quindi non sto sparando. Ci chiedono se ci siamo cambiati le mutande. Sì, addirittura io ho fatto la doccia. Pensa te, Andrea Rocchi. Quanta pulizia. Esatto. Allora, qui c'è una missione con i dati importanti, oppure... Ma c'è una missione secondaria, quella delle antenne. Andiamo a trovare quella. Notavo che... Perché io sono così zoomato mentre io nella mia webcam mi trovo molto molto lontano? Perché nei miei... Perché è Skype che ti ha zoomato così. Ma io nel mio Skype, la mia faccia, mi allontano, vedo. Aspetta. Intanto. No, io sto sistemando. Ah, mi hai tolto la faccia. Hai tolto la mia. Bravo, bene così. Ah, benissimo. Grazie Carlo, grandissimo come al solito, che ci dai grandi informazioni vitali. C'è un altro, l'ho visto. Non l'avevo visto, scusa, tutto buio. Quindi. Via libera. Ma io rimango sul mitragliere e vi copro, ti sto coprendo. No, scusa. Di colpi. Esatto, disattiva. Macchina fumante, ricordiamo che le macchine fumano di niente, si rompono di niente, ma poi alla fine durano un casino lo stesso. Cioè nel senso più che altro il fatto che fumino non impedisce di guidare normalmente. E soprattutto le moto, per esempio, sono una cosa bellissima perché puoi andare dritto e non cadi, sostanzialmente. Secondo me non ci arriviamo. Invece no, invece devi andare in modalità Forza Horizon. Sta lì, è quella lì su. Dai, ci siamo. Dobbiamo salire, dai. No, non ce la faremo mai. Sto provando. Fatto io, vabbè. Grande Mario! Sì, vabbè. Allora,
Ma guarda, qualcuno... comunque non si sente l'audio del gioco? Aspetta, aspetta, stai un po' zitti? Eh no, è così. Allora, non si sente l'audio del gioco? È così. Mm. Grazie Adriano per la segnalazione, perché okay. Grazie Adriano per la segnalazione, perché c'è il solito lag. Vabbè, questa missione secondaria era un po' una cazzatina così. Allora, non è riapparsa quella dell'elicottero, che ormai mi sento personalmente responsabile. Anzi, non è che mi sento, sono personalmente. Penso di sì. Sì, la missione vicina alla rinascita di una ribellione l'abbiamo fatta ieri, giusto? C'è il salvataggio di Amaru, che io ce l'ho sempre qui. Ah, fai tu. Mi pare sia gialla, che sono quelle un po' più carine. Io c'ho la missione vicina alla rinascita di una ribellione, dicevo, è quella che abbiamo fatto ieri, giusto? Non lo so. È pure questa cosa che le missioni non vengono, cioè, se facciamo missione con voi non me le toglie dal mio, boh, non lo so. Ok. Io c'ho tutto bloccato, perché? Non lo so. Credo io, per esempio, io le missioni, per esempio, ce le ho tutte bloccate, perché ho seguito la vostra sequenza e probabilmente mi manca qualcosa che univa le missioni, magari, non lo so, la seconda missione che univa con la terza, e fatto sta che non me ne ha sbloccate nessuna di quelle che abbiamo fatto ieri. E non me le dà come fatte, come se non avessi fatto niente. Anche questo, insomma, magari andrebbe... Però questo magari è una cosa che... Che viene messa a posto, sì, sì, infatti. Che insomma il COP, così. No, COP così era un po' una merda. Sì. No, poi, cioè, ci sono un po' di cose da sempre. Poi abbiamo visto ieri un bel po'. Cioè, ci sono un bel po' di bug. Abbiamo visto ieri che nella mappa ci sono cose strane, buchi in cui ti blocchi. No, aspetta, comunque, come missione sbloccate ho salvataggio di Amaru e la rinascita di una ribellione. Voi? Io ho le stesse tue. No, perché le quelle che abbiamo fatto ieri, in realtà le ha messe tutte quante da Claudio. Cioè, no, non l'ha data. Un po' così. Sì, cioè, immagino proprio come diceva Davide, che siano quegli aspetti magari minimi ma importanti, che insomma questi almeno mi aspetto che vengano corretti. No, perché cioè, la differenza tra questi... No, perché la differenza tra questo e un The Division è che in realtà tu c'hai la tua partita offline con la storia, la trama, le cose così, e tu devi fare tutta una cioè, segui un certo ordine, più o meno un certo ordine, poi comunque un open world è l'ordine relativo, e poi succede che quando vai in coop offline fai altre cose, però è un po' una stronzata. Cioè. Lasci la scelta almeno, no? La lasci, cioè nel senso, sì, la conteggi la missione e poi... Se te la vuoi rifare da singolo giocatore, perché ci sono dei motivi di trama, la rifai, però la possibilità dovresti darla comunque. Mm. Quindi qui tutto andrà a posto. Quindi stiamo parlando inutilmente e basterebbe fare Cicalese Machine e risolvere tutto. Okay.
E siamo andati in un posto viola, viola, viola. Ci chiedono se merita, Kira sì. Ci chiede che se merita. Il gioco tendenzialmente merita, deve, appunto, come stavamo dicendo, c'ha un po' di cose che devono essere messe a posto. C'ha, esatto, c'ha varie tappe, perché io e Claudio comunque l'avevamo già visto alle fiere, e, cioè, nel senso, da quel momento è esatto, da quel momento è estremamente migliorato, quindi uno si può anche aspettare che anche da questo momento all'uscita, insomma, vengano sistemate le cosette, che non sono poche, però. Non sono poche, poi ieri insomma abbiamo trovato dei buchetti nella mappa che ci incastravi, cose tipiche di un lavoro su una mappa gigantesca, perché quella insomma finale. Poi secondo me c'è anche un po' il sistema di mira è ancora rivedibile, nel senso che sono, è vero che sono, le armi sono molto, magari dovremmo vedere la versione PC in questo, però c'è un'estrema precisione a volte delle armi che un po' puoi sparare a cazzo di cane, diciamo che... Allora, qua ce ne sono tre, ora mi tengo alto, ragazzi. Ne vedo un quinto. Ah, questo... Tra le altre cose... Ah, tra le altre cose, io qua i documenti... Cioè, io questi documenti qua, nella mia partita li ho visti. Sono praticamente... Allora, vedete l'edificio, questo qui, dove è marcato l'uno? Là, sono in quella casa, in quella casupola dietro di lui, al secondo piano ci sono i documenti. Sì. Io lo sicuramente lo farò. E poi c'è un elicottero che possiamo rubare, tra le altre cose. Sì. Sì, ma la roba sincronizzata in realtà credo che funzioni. Allora, io ammazzo questo qua che è da solo. Lo ammazzo, è da solo. No, è sì l'uno. Ah, vabbè, scusa, allora... Davide, perché? No, io ho dato l'ordine, non ho sparato. Ah, ok. Esatto. È un caso oppure... Ma tu hai premuto R2. Cioè, nel senso, hai sparato o... Cioè, è stata... Okay, basta. Allora. Siamo sincronizzati dentro noi. Sei stato solo bravo. Dai. Allora. Però devo... Come lo facciamo fuori tutti e tre... Io posso entrare nella casupola perché... Ah no. Davide ha riordinato il fuoco. Permettimi di... No, volevo vedere se... Oh! Sono... vabbè ragazzi. Vicini. Porca troia. No, lo resto io. Tranquillo. Aspetta. Sei morto, Gra? Ok, ti sto un attimo, ti stanno arrivando a uccidere. Okay. Ho qui una di quelle medaglie del cartello. Un sicario ne sentirà la mancanza. Sta merda. Sì, sono sopra. Che è l'obiettivo principale, quindi non lo dobbiamo prendere tutti, diciamo così. Allora, questi erano punti abilità e va bene, c'è un punto abilità ma dato. Io mi sono preso l'elicottero e lo sto spostando. Io vi aspetto con l'elicottero parcheggiato fuori. È quello per farti prendere un po' di robetta, così. Oh, che bel elicotterino, visto? Allora, se io butto la testa nell'elica dell'elicottero, della coda... Per vedere l'effetto che fa. Vabbè. Io ci vado, casomai. No, niente. No, ma non è successo niente.
me ne rendo conto, invece no. Ora mi siedo nuovamente in questa posizione che c'ha un po' lui, insomma, tipo bisogno. Ogni tanto. Il problema è che io non so dove dobbiamo andare. E intanto guarda che bella la Bolivia di notte. Abbiamo la posizione dell'auto di El Polito. Rubata. Sì. Così i nostri tecnici potranno analizzare il suo GPS. Sì. Poi ecco, fra i vari tra le varie robe da migliorare del gioco è un po'. Vabbè, il sistema di guida non migliorerà mai, questo lo sappiamo perché sì, è sì, quello sì, lì infatti. Già visto più e più volte in titoli Ubisoft e non è una gran cosa, devo dire la verità. L'altra è la gestione della telecamera, ogni tanto sbarella di brutto, sì, l'elicottero sì, soprattutto, sì. Perché tende a riaccentrarsi sempre e tu non esatto. Perdi un po' di... Andiamo da quella parte là. Claudietto, mentre io rimango un attimo, mi dici come devo sistemare la webcam che l'ho spostata per sembrare un po' più... Devi metterti ancora più a sinistra, cioè mettere la telecamera e ruotarla ancora un po' a sinistra. Questa è la vostra missione, ragazzi. Così bisogna rubare un'auto sportiva. Pochissimo. Così va... torna indietro. Si muove, quello è il problema. Si è mossa da sola. No, sono io che muovo il treppiede in realtà. E allora giro ancora come era prima. Secondo me adesso va bene, no? Vedo su Facebook, ok. Così? No, devi proprio ruotarlo un po' a sinistra. Ecco, così? Bravissimo. Sì, se la sollevi anche un goccio. Grandissimo. Però vedi che torna indietro? No. Allora muovilo ancora un po'. Verso dove? Verso di prima, di sinistra ancora, come prima. Vai, 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 vai. Là, perfetto, ma che meraviglia. Intanto ci siamo schiantati, immagino, no? No, per niente. Insomma, mica tutti quanti guidano come te. Allora, devo trovare un posto dove attirare. Esatto, bravo. Particolarmente bello perché ci sono, insomma, ci sono le luci. Ci sono le luci solo nei centri abitati. Talmente bello che è boliviano, guarda. Io vedo che c'è una piana. Io atterrerei nella piana qui dove stanno le macchine. Anzi no, proprio nel campo, in mezzo alle fraschetelle qui. Perché non voglio che... Tra le fraschetelle. Là dove sono le macchine, no? No, io voglio stare un po'... Lo voglio ritrovare, l'elicottero, dopo. Va bene. Guarda qua che maestria. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Là! Guarda! Là. Neanche ci siamo accorti. Andiamo a vedere queste casupole se sono nemici oppure amici. Abbiamo scoperto che di amici in questo gioco ce ne sono pochi, anche perché quelli che avevamo li ha uccisi Mario. Esatto. Esatto, per scoprire così sempre il discorso dell'effetto che fa. Sono fuori range e comunque non vedo la presenza nemiche. Allora, esatto, cioè... si possono uccidere, bisognerà vedere cioè, se puoi. Nella casa dove ci sono parcheggiate le tre macchine c'è un tenente del cartello Santa Blanca. Esatto. Interroga questo bersaglio per ottenere dati segreti. Io direi che è la prima cosa da fare. Sì. Ah, qui ci sono nemici, ne marco uno, pam. Poi mi finirà il carburante, ne marco un altro, pam. Va bene, richiamo il drone perché tanto è finito. Quindi direi che ci mettiamo giù sotto. Sdraiati a terra, zang, sta sdraiato. Io sto sdraiato. No, io che non stavo sdraiato a me. Allora, qui secondo me finisce tutto a schifio, però. È come al solito. Vabbè, certo, in effetti. Perché altrimenti capire cosa farà il tenente una volta che gli ammazziamo i suoi. Allora interroghi, lo prendi e lo interroghi. Io direi di andare direttamente dal tenente, se possiamo. Dici saltando i tizi? Non serve uccidere tutti in questo gioco, questa è una cosa molto bella. Io sto entrando di soppiatto nella casa, vediamo un po'. Importante avere il silenziatore. E okay. Il tipo mi ha visto. No, non ti ha visto. Secondo me sì. Ecco qua. Il tipo non c'è più. Non c'è più. Cucucucu, il tipo non c'è più. Allora, io interrogo questo qui.
Hola. Hai 5 secondi per parlare. Hai 5 secondi per parlare, ci viene ricordato. Mario, tu dove sei? Ah, sei qua. Sono qua, sono qua. Ma hai ammazzato l'altro? No. Quindi c'è in giro un tizio. E sei quello là. Quello lì. Lo ammazzo? Sì. Ma vai, ammazzalo. Mentre Carlo ci dice che nel posto brutto dove stiamo andando ci sono 13 persone, se non 15. Anzi, no, zero cecchini. Ma ci sono le postazioni con le mitragliatrici. Ammazzato. Perché Carlo Cicarese è il nostro operatore dalla base, bellissimo. Veramente. Va bene, allora qui andiamo in macchina? Ah. No. Cioè, questa è una domanda di tipo personale. Carlo, ma se streammo mentre gioco a FIFA, tu mi dici in anteprima tutto quello che c'è da fare, cioè tu mi dici, oh guarda, passa quello, oppure la squadra avversaria, questo, questo e questo. No, perché sennò diventa comodissimo. Esatto. L'analista personale... Davide, allora, join us. Io ci... C'è roba interessante dentro la casa? C'è altra roba, hai trovato? No. Io sto andando in una scoperta di qui. Noi stiamo andando in macchina per quello. Ah, proprio, vabbè, siete dei... Cioè, per quella serie dello stealth non sapete neanche dove sta in casa, però, No, perché... 300 metri ci stanchiamo. Fatemi salire, però. Ah! Non andai dietro, mi butti sotto! Sto dietro! Ah, ok. Secondo me così cadi. Sì, pensavo potesse essere una cosa molto bella andare dietro. Sì, infatti, l'ho pensato, ho provato anch'io ieri, invece no, cadi come una... No, perché questo non è, perché c'ha il... Ci sono quelli dove puoi salire dietro, sono quelli che hanno il vano aperto dietro il vano. Sì, certo, quello, insomma, lo spazio io dove sto muovendomi a fari spenti. Il fari spenti? No, in realtà li hai accesi. No, sì, li ho proprio spenti. Io li vedo accesi, Fabio. Io nella mia sessione di gioco li vedo spenti. Vabbè. Che anche questo funziona benone, diciamo. Sei come Phoning Home l'altro giorno, diciamo. No, come Conan l'altro giorno che tu vedi la notte. Esatto. Allora, io parcheggerei qui in queste frattaglie, in queste bosche, e comincerei a dare un'occhiata in giro, vediamo un po'. Okay. Comunque ci vedo molto più tonici di ieri. Allora, qui già ci sono mitragliette pesanti, Tang, la prima da far fuori. Magari mettiamo una visione vera, anziché quella notturna, perché mi viene... Il mal di stomaco. Allora, beh, che qui c'è l'ingresso, possiamo liberarci tranquillamente di questi due. Io ho taggato con 3 l'altro che sta in una zona alta. Ok. Così. Che è un po'... No, è perché quello che ci può vedere di più. C'è una prigione per ribelli. Dove visto andare un altro più là. Dietro qua, vediamo se ci arrivo. Io mi sto taggando un poco, sto facendo un giro largo. Vista una mitragliatrice, ma è dell'ingresso opposto. Il drone è la cosa più bella del mondo, posso dire. Sì. Proviamo a far fuori intanto il mitragliere. E detto viene giorno, che non è male. Però il mitragliere è dietro una soft... Ecco, anche le coperture, per quanto non siano male, questo di idea delle soft cover, però un po' funzionano un po' male. Certo. Sì. Io ho la visuale libera sull'uno, che faccio? Sparo? Sì. Morto. Che arma hai, Davide? Un P416. Con silenziatore. Ah. Io visuale sul 2, sul 3. No, ho detto una minchiata. Sul 2 c'ho visuale, quindi lo elimino. Roger. Sì. Ok. Adesso tagliamo altra gente, però. Che okay, se no non ci likeano. Allora, qui c'è un tizio. Sì. Buongiorno, buongiornissimo, c'è l'alba. Esatto. Qui la torretta non c'è nessuno dentro, però. Sto guardando qualcuno vicino. Qui ho taggato un 3, un 1. Ah, il 3 è quello tuo, sì. Non so, qui nelle vicinanze non c'è nessuno. Io direi che... Andiamo a fare... Andiamo verso l'1 e ce lo leviamo dai cosiddetti. Allora, facciamo fuori l'1, sì. Poi mi sposterei dietro nella una casa... rete. Eccolene un altro. Ma no, questo è un civile. No, io andrei quasi a liberare i ribelli, però. Sì, sì, sono d'accordo. E qua l'uno lo ammazziamo, l'1? Sì. Però occhio che sta dietro un po' di roba. Vabbè, morto, tranquillo. Morto, grande Mario. Io andrei in questa casetta qua, dove qua, non mi... Qua dove? Questa davanti a me, quella con scritto India, no... Perché non vedo...
particolare alle spalle, ma no, sei... vabbè, ma così, così però è una roba tremenda. Cioè, è arrivato uno, sono arrivati due. Quelli dell'Unidad, sono quelli dell'Unidad che arrivano perché, ho capito, ma c'hanno, ho capito, ma ci hanno sputtanato tutta l'azione. Ma perché sono arrivati soprattutto? Cioè... Non lo so. Da dalla strada. Ho capito, però se arrivano alle spalle, te come fai a... Vabbè, forse perché se non eravamo sulla strada... No, più che altro, non scopisci perché sono arrivati, cioè stavamo... in realtà non siamo, il nostro problema è che giocando senza audio non sappiamo che ci sono le comunicazioni radio. E se ci avvisano di qualcosa. Cioè, tutto sì, anche sì, quello. Sì, no, certo, esatto. Ah, sta arrivando l'Unidad. E invece niente, invece il cazzo, come direbbe. Sto morendo, sono morto. Dove sei? Dove sei? Dove l'indicatore segnala che sono caduto. Arrivo. Sì, in effetti no, perché diciamo appunto, voi magari non sentite l'audio del gioco, ma neanche noi. No, tu cacchio che ti posso restare subito, aspetta. Ora io però mi tolgo dalla strada perché c'è ottimo rischio che arrivino tre volte. Ah, sto per morire. Via. Sì, perché c'è gente lì. Allora, io tolgo il silenziatore perché mi sembra del tutto inutile questo. Forse sì. Cos'è esploso? Io sicuro. Io sono giù. Quindi sono l'ultimo rimasto, siamo a posto. Così. Secondo me... mi hanno visto. Aspetta che c'è la torretta pesante là per quello. No, c'è un tizio. Guarda che non è morto. Ma da dietro! Ma no! Ucciso in azione! Sì, è così. Claudio, l'MP5 senza silenziatore. Ormai non si arriva più il silenziatore. Bene così. Leggo però, sfrutta la notte per neutralizzare i nemici che dormono. Quindi c'è anche questo plus. Adesso essendo giorno sono svegliati tutti. Comunque Zapping invece ci dice ci ha giocato un paio d'ore e devo dire che mi ha abbastanza convinto, qualche problemino tecnico ma pur sempre una beta. Detto questo non so ancora se lo prenderò, troppi arretrati e non dirlo. Ah, vabbè, comunque dai, che bello, un giudizio sereno e tranquillo, dai, sì, soprattutto sì. Perché secondo me se andiamo nel campo degli arretrati non compriamo più niente per tutta la vita. Noi non facciamo neanche testo perché siamo costretti. Costretti no, però nel senso dovendo coprire l'universo qui è chiaro, cioè, che tante cose aumentano ancora di più. Sì. Potrei condurre un'esistenza serena con tre giochi volendo. Sì. Marco 1, Marco 2. Attenzione, qui c'è la prigione. Abbastanza vicino. Allora. Ecco, già fa fuori l'1 e il 2 secondo me. Va bene. Quindi se vedo il 3 lo marco. Qui ce ne sono due sopra qua. C'è un piccolo gruppo di bersagli. Ma il fatto che possa marcare solo tre nemici, poi evidentemente potrò ma ha iniziato a sparare tutto. Potrò marcarne 4 poi se potenzio il drone, immagino. Ma non è, ma tu le puoi marcare anche con il binocolo, non solo con il drone. Ok, io ci sono anche quello sopra con 3. L'1 e il 3 sono morti. E adesso anche il 2. Ok. Allora. Questo è un peone. Ce n'è uno lì, che non so se è un civile o... Ce n'è uno, era un civile, l'ho visto io. Vabbè, questa cosa... No, infatti, però questa cosa è... Ma l'hai ammazzato? A me piace. No, assolutamente, stavolta no. Stavolta no. Però diciamo che all'interno degli scenari di missione, comunque vicini, ci sono i civili, una cosa che... Secondo me è una cosa molto bella invece, che ti insegna a pensare. Sì, sì. Come direbbe Fabrizio Moro, prima di sparare pensa. Infatti ho detto che mi piace, ci vorrebbe un pezzetto di syndicate in qualsiasi cosa, qualsiasi. Adesso libero questo tizio, così abbiamo un ribelle che ci aiuta. Sperando che non si metta a sparacchiare in giro come un deficiente, secondo me lo farà.
La vedo un tizio. Sulla mano molli, cucù, il tipo non c'è più. Ecco, il tizio ha preso un'arma e niente, sta andando in giro a sparacchiare come un mentecatto. Ma se sparo la tanica di gasolio, secondo me esplode. Dovrebbe fare boom. Guarda, guarda che fa boom. Guarda. Molto bello. Cioè, il tizio che stava provando a fuggire da te e l'ho picchiato molto male. Una cosa adesso molto dice bella. Che il Santa Blanca attacca i ribelli, ovviamente. Sì, è normale. Quindi andiamo a liberare i ribelli. Ma i ribelli è uno, l'ho liberato. Ok, perfetto. Come mi piace andare a picchiare la gente con i pugni nelle mani. Guarda. Bisognerebbe riuscire. Ai. Allora, a raggiungere quella torretta là in alto. In modo da cominciare a fare proprio la. No, sto per morire male. Sto coperto. Io sto ammazzando gente da questa parte. Ma solo a me sembra che questo posto sia familiare. Tipo, beh, c'è anche da dire che sono un po' tutti uguali le basi. No, esatto, infatti. Io sto andando a fare il devasto e sto buttando sotto con le jeep la gente. No, che mi ha ucciso? Ma c'è un tipo dietro. Cioè, ce l'ho avuto dietro per 2 ore e mi ha sparato solo adesso. Sì, no, l'intelligenza artificiale, ecco, un'altra cosa che secondo me è un po' rivedibile. Sì, rivedibile assai. È vero che si muore abbastanza facile se ti sparano, però è anche vero che alcuni sono proprio stupidi. Sì. Proprio stupidi, si aspettano, cioè sono lì per sparare, si aspettano di essere sparati. C'è una Lamborghini! Mia! L'auto sportiva di El Polito. Sono morto per contemplare la Lamborghini. Adesso Mario mi salva. Mentre mi chiedono se sono a Napoli, sì, ancora per un po' sono a Napoli, poi inizio a girare di nuovo l'universo. Che in tutti i viaggi per l'universo partono sempre da casa di Claudio, ricordiamo. Beh, a girarli è sempre una bella cosa. Dove sei? C'è una grata addosso. Siamo morti in due, siamo morti in tre. Okay. No! In un attimo così. All'improvviso la morte. Ecco, sta roba che non puoi fare veramente quando c'è la granata, il doppio il roll, è proprio un po' game breaker, sì. Molto utile una Lambo in una zona del genere. Sì. Beh, però perché c'è il tizio del cartello che è il solito tamarro di periferia. No, infatti. Però dici, potevano utilizzare il sistema di copertura di The Division, perché questo qui non mi piace granché, sono d'accordo con te. Peccato perché appunto sono soft, cioè si autosticcano, cioè si appiccicano alle cose, ma non sempre con grande efficacia. No, ma poi non sempre servono, cioè nel senso è proprio, al di là dell'efficacia del sistema, che sono proprio le coperture che, così come c'è poca, allora, è vero che puoi interagire parecchio con tutto, però le cose non si distruggono. E quindi questa cosa non sai quando effettivamente sono lì perché non si distruggono e bloccano i proiettili, o quando non servono a niente. Ci sono un minimo di cose, ad esempio ti puoi sdraiare in The Division, no. Sì, però c'è anche... Però questo, ecco... Cioè, dimmi. Niente. No, il fatto è che le coperture di Division, tu sai, essendoci un sistema pseudo GDR sotto, sai quanto servono, a cosa servono e tutto. Qui è un po' lasciato al caso, e questa cosa è un po'... Sì. Vabbè, io ho rimarcato i soliti tizi della minigun, eccetera. Io tenterei di prendere la minigun e falciare la gente da lì, però mi sembrano un po' lontani rispetto alla base. La minigun sta qui, però. Quello dici tu, effettivamente, che cazzo spari. A meno che noi aspettiamo lì su tutti quanti e li falciamo. Esatto. Facciamo saltare una granata e li aspettiamo lì. Oppure saliamo sulla gru. Saliamo sulla gru e falciamoli dall'alto. Mi sembra una bellissima idea. Andiamo a vedere. Non abbiamo un fucile cecchino, però. Io ce l'ho. Allora andiamo. Claudio, seguimi. Andiamo sulla gru. Andiamo a vedere se guardo il mondo dall'assù. Ti butto giù. Cioè, non ho un fucile cecchino, ma c'è un mirino sopra cui. Ce l'ho anch'io il fucile da cecchino. Allora, però. Bene. Si può salire? No, perché bisogna. No, la scaletta è tirata. Non so. Sali, vediamo un po'. Sale attraversa, diciamo, a un certo punto.
tutto, diceva attraverso. Che tristezza, questa volta. Io ho ammazzato salve, quello su, ho ammazzato il mitragliere sopra il la mitragliatrice. Insomma, io sto facendo cose, ragazzi. Quindi tra poco finirà tutto in bacca. Esatto. Beh, fino adesso da lontano con il fucile da cecchino. Sto facendo un po' il chicco della situazione. Io sto liberando un ribelle. Una cara signora. È, un... è comparso una roba tipo... No, è un caro signore. Grandissimo. Che no. Si è fermato impalato e non scappava. Vabbè. Guardi il mondo da una gru. Attraversa, no? Attraversa semplicemente mi fa scavalcare. È cross. Allora, va bene, quindi niente. Riende fair. Peccato, era una bella idea. Qua dentro c'è niente. Ci sono armi. Io so, ma comunque in certi casi è molto più utile usare il binocolo che il drone, eh? Che perché ti puoi continuare a muovere con ecco, e tagli tutto in automatico con... Il Santa Blanca attacca i ribelli, e vabbè. Vabbè. Perché il nostro omino si vendica giustamente. Sopra il cambio fucile. E ne sto macinando un milione. Sì, però sto fatto che i ribelli rompono, cioè una certa... Errato, cioè dopo un po', scusa, chi gliel'ha detto di rompere le palle? Io ho liberato un ribelle, però... Sì, cioè, però ribelle è un pirla, se... Stattene lì, esatto. Qui ne avrò ammazzati 400. Grande Mario. Ai, 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 sta giù. Aia, mi sta colpendo dall'altra parte. Sì. Ci sei tu che sei in mezzo. Ah, sei morto, ok. Eh sì. Succede. Giù perché non riesco a muovermi. C'è il character block. Intanto corro, via, 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 via. No, sono in posizione copertina. Ah, ecco Lamborghini. Lo scopo della missione è così, prendere la Lamborghini? Secondo me sì. Guida. Quindi possiamo... Quindi te la prendi... E me ne vado. E vai, bravo. Eh sì, perché dobbiamo portarla da un'altra parte. Vieni a prendere. Io sono morto. Andiamo, vado a prendere... Io vado da dove sta... No, no, vado io da Mario. Vado io da Mario. Guarda, guarda che c'è uno qua, eh. Ah no, se n'è andato, se n'è andato. Aspetta. Se qualcuno sì... Scusa. Guarda, torno. C'è un universo qui. O salti su. Aspetta, c'è Mario morto. Come facciamo? Non possiamo portarcelo morto. Vabbè, però, anziché rischiare di morire voi, andate via. Senti che eroe che sono, cazzo. Veramente, leave no man behind, Mario, ricordatelo. Tipo adesso. Ciao Mario. Anche perché la macchina è a due posti. Esatto, sai. Quindi ti tocca prendere il furgoncino che c'è là dietro. Esatto, aspetta che sto correndo come un coniglio. Perché per fortuna che non è la missione tipo forza, non danneggiare l'autovettura. Esattamente. Neanche un graffio alla carrozzeria, mi raccomando, che schifo. È una macchina costosa. Vabbè. È una macchina costosa, dice. Io che sento un po' d'audio. Ma perché Mario torna su a piedi? Perché per il pick up, bravissimo. Okay. Grande Mario. Ha rubato la macchina dei ribelli e ne ha ammazzato uno. Guarda che sei veramente. Però bisogna andare dall'altra parte. Secondo me stai sbagliando strada. Sì, beh, però fa il giro largo, secondo me. E vediamo se la mappa lo consente il giro largo. Sì, sì, possiamo farlo. Facciamo così. È comparso un obiettivo qui intorno. Però non lo faremo, chiaramente. C'è un tenente. Vabbè, interroga il solito stronzo. Ecco, quello che inizialmente mi sembrava tanta varietà di gioco, già mi si... Cioè, secondo me è un po'... Poi vabbè che ci sono 78 zone, quindi... Ah, la varietà, dici? Sì, che è un pochino... Cioè, è un po' la solita però cosa abbiamo, che sembra vabbè, tanto, ma alla fine... Abbiamo visto spuntare, insomma, la zona con la neve, quella deve essere molto figa. No, le zone sono molto fighe, però se sempre vai dall'omino, interrogalo, e vai dal... Cioè, sì, bisognerà sì, vedere sì, un po' come sarà cioè le varie missioni come sono strutturate, perché se sono questo vado lì, prendo l'obiettivo, me ne sbatto di uccidere tutti perché è giusto così e me ne vado, alla fine è un po'
Sì, ci saranno, secondo, secondo me ci sarà anche qualche area piena di corsi d'acqua molto larghi, no? Io penso che ci sarà anche questo, visto che c'hanno tutto questo territorio gigantesco, un po' di un altro po' di Apocalypse Now io lo metterei. No, ma sì, credo sì, no, si riferisse alla qualità, alla tipologia di missioni. Sì, no, nel senso ah, che ah, ok, ok, proprio cosa, quello le che aree sono davvero molto fighe, però se tutto è c'è la base, vado lì, un po' tipo alla Far Cry, un po' uscire gli alpaca, uscire gli alpaca! Fermi tutti! Fermo! Vai dagli alpaca, subito, torna indietro. E sono sul vialetto giù sulla destra. La no! Gli alpaca! Fermo, fotografia, fotografia. No, se ne vanno. Venite qua, venite da papà. Ugo, questa degli obiettivi un po' così. Dobbiamo, dobbiamo fare una missione secondaria. È un problema. Era non tipo non uccidere nessun civile, immagino. Che bravo. Abbiamo missione fallita, anche rinascita di una ribellione, perché dovevi uccidere il civile. E vabbè. Io la macchina gliel'ho portata. Oh, là. E il polito... grandissimo. Sentito, faccio scorta di munizioni. Comunque questa qua degli obiettivi non è un male solo di... Io ho lasciato un attimo... Wilderness, No, no, assolutamente. Allora, io sto distruggendo la Lambo, così abbiamo portata, ma è inutile. Esatto, adesso io butto anche una granata, così. Ah, tosta micro! Non è sei riuscito a... Eccola qua, sta prendendo fuoco la Lambo. Nuova missione, ottieni l'accesso al capanno da caccia di Layuri e del Polito. Aspetta, io ho avuto tipo 75 punti abilità adesso, quindi un attimo... Dobbiamo andare in allora, un posto lontano. Velocità di rianimazione, così vi resto meglio. Compagni gli aprono... senza dolore, resistenza. Dai, comunque le missioni in realtà stanno comparendo in maniera differenziata a seconda che lo completate con voi o ce l'avete voi e io no, eccetera. Quindi non è nemmeno che questo sistema ti ha fatto male. Cioè, prima proprio sembrava un po' diverso da quello, forse non era sincronizzato. Adesso è che ce ne sono un po', sono indicate piuttosto chiaramente. Visto il stronzo si è preso la moto di letto. Io l'ho preso, sto scavalcando le montagne. Grazie. Dai, prendi la moto, su. Dai, prendila. La macchina carbonizzata. E io mi tocca rubare un'altra volta la macchina dei belli. Ah, ma guarda che bel posto che sono arrivato, un bel villaggio di campagnoli. Dove sei tu? C'è gente che mi spara. Ho salito la montagna. Andiamo da Claudio, andiamo da Claudio. Sto cercando di andare proprio seguendo banalmente il goniometro. Guarda, c'è un tizio che mi spara. Ho fatto un sottone incredibile. Perché non ci... Cioè, la cosa che non mi piace è che non ci sono i bonus per i trick con la moto. Che... questo è nel DLC. DLC The Crew. Quando la gente si accorgerà che appunto si passa più tempo a fare i cretini che non a giocare. Yeah! Beh, sta moto ha una trazione pazzesca. Ah, sì, no, stavolta no! No, dovevo aprire il paracadute. Cioè, la moto... Sono volato malissimo. Oh, che coglione, mi hanno ucciso, mi hanno investito. Ecco un altro che è morto. Ecco, ora... Comunque anche il pick-up è in grado di scalare la montagna. No, chiamiamo un attimo questa cosa. Sto arrivando. Chiamiamo subito Ugo Laviano. Ugo Laviano, è vero che... Cioè, la gente si muove, prende la macchina e tutto, però non sanno guidare questi stronzi in Bolivia. No, cioè, è evidente. Mario devi salvarci entrambi. Io sto arrivando con un pick up scalando il fianco della montagna. Perché io ho saltato da un dirupo di 600 metri, la moto è svolata per conto suo. Allora io vedo Davide. E presente quel filmato in cui il tizio cerca di prendere la sella mentre fa il trampolino e la moto gli scappa via uguale. Vabbè. Forse io vedo che, arriva Mario mi ha arrestato a 5 metri di distanza. Sì, in realtà io invece il modello lo vedevo lì di fianco, però anche a me è successo ieri con Claudio che... Qua c'è il devasto, c'è un sacco di gente cattiva e brutta, occhio Mario, occhio. Sì. Ho lì asfalti tutti con la macchina, magari non me. Ho asfaltato te. È ancora vivo, sì. Ah, beh, stanno arrivando, che facciamo? Ce ne andiamo di qua? Sì, bisogna andare avanti. Bisogna sparargli, credo che bisogna sparargli. Allora, Claudio è ritornato. Ah, fermo, aiuto! Madonna. Il Santa Blanca attacca i ribelli. Che cazzo? Eh sì, c'è pieno di... C'è un bel...
sento tante parolacce, non mi piace. Io ho lanciato una granata e ho ucciso un po' di gente. Che ne butto una via, toh. Così. Questo ho avuto il lag dell'omino che è spawnato a troppo vicino. E torna dentro. C'è un cecchino, occhio. Non c'è più il cecchino. No, c'è ancora il cecchino. C'è ancora. No, cazzo, è resistente questo cecchino. Lo vengo a prendere da qua. È morto il cecchino. Vabbè. Ma qui tutta sta gente dove sta? Io non vedo nessuno. Cioè vedo punti. Sta arrivando una macchina, occhio, macchina. Però non si è fermata. Si è fermata la macchina, se n'è andata. Vabbè. I ribelli ci hanno ammazzato un sacco di gente a gratis. Grandi ribelli, vedi, è Mario che li uccide tutti. Ah, sono, ce n'è ancora qualcuno però. Ce n'è ancora qualcuno. Sì. Ah. Era qua. Vabbè, io direi che proseguiamo perché siamo ancora a 2,5 km a posto. Quindi ciuppiamo un'altra macchinina. Tipo questa gippina qua, guarda. Ma c'è un elicottero, prendiamo l'elicottero. Dov'è? Seguitemi. Ma questo posto pieno di elicotteri così. Sì, parcheggiati così. Nella povera e misera Bolivia. Ma c'è anche un tizio da interrogare, a questo punto lo prendo e lo interrogo. Ah, non è un'indagine, non è un tizio da interrogare. Indago. Stai indagando, e... quindi non lo torturi. Sì. No, indica, sono dei fogli in cui devo fare le foto. Qui ci sono anche dei punti abilità per le armi, Pronti via, subito. Zang. Ah, no. Prendi oggetti. Ho tenuto una mitragliatrice leggera. Anch'io. Vabbè, insomma, era quella lì. Ma le foto io non le ho fatte, però. Dove le hai fatte? E c'era sul tavolo, c'erano dei proprio. Io ho fatto le fotine. Ah, ma guarda che il scia si è messo alla guida, maledetto. Vabbè, niente, non c'è un tubazzo, andiamo a fare il passeggero. Allora, qui che siamo... Io non ho, tra le altre cose, io non ho la visione sulla mappa. Una cosa... Ah, aspetta, la vedo. La Yuri è del Polito. Esatto. Però non me la segna sulla mappa piccola. Questa è la cosa divertente. Ok. Sì, no, adesso me l'ha messa. No, non me l'aveva messa. No. Allora. Questo beccheggio è un po' strano. Cioè. Sono una coppia di deviati e che stiamo vendicando Sandoval, ma facciamo un lavoro pulito. La vendetta non è mai un lavoro pulito. Come si dice? Che la vendetta è un piatto da servire? So che Yuri e Polito sono una coppia di deviati e che stiamo vendicando Sandoval. Facciamo un lavoro pulito. La vendetta non è mai un lavoro pulito. Come si dice? Che la vendetta è un piatto da servire? Sì. Sono concentrato sulla guida. Siamo seri. Allora, ora non è che mi voglio buttare giù, ma come funziona il paracadute? Che tasto è? Premi quadrato. Quadrato? Puoi provare? Vai, se puoi provare fallo adesso. Faccio anch'io, raga. Mi lancio. Evviva! Sì, esatto. Bisogna aprirlo così. Ah, beh, che carino, guarda. Però sopra va giù come un pero. Sì, no, non plana molto, vai giù come un pero. Così. Sì, io sono atterrato a 200 metri da voi, però. ecco. So che Yuri e Polito sono una coppia di deviati. Io ho perso l'elicottero, perché adesso ci cadrà in testa, tipo, sicuro, però... Come si dice? Che la vendetta è un piatto da servire?
delle armi, vogliamo che stiano dalla nostra parte. Sì. Giù. Andando giù con la croce direzionale. Allora, sono dietro una montagnella, immagino, distanti, perché c'è un altro elicottero parcheggiato, perché qui è... c'è il ciucciariello e l'elicottero, come... subito dopo, come... Attenzione, quindi ci si blocca, che è una bellezza. Ecco, questo manca un po', l'interazione con gli oggetti del paesaggio, sarebbe stata molto bella. Ci sono coperture di merda. Fire in the hole, fire in the hole. No. Io ho paura di rimanere incastrato nei buchi delle... non avete idea. No, nemmeno io. Dove? Arrivato dal pagano, sì, però. Ma quindi se ci mettiamo con due droni, loro impazziscono. No, a me non scappano. Allora, io sparo in testa subito a una capra per vedere... C'ho silenziatore, sì. Vabbè, ragazzi, bisogna considerare l'interattività col mondo di gioco, di cui fanno parte anche le bestie. Allora, questo caprone perfettamente... Ok. Perché lo stealth è sempre... Ci avviciniamo al capanno, occhi aperti. Ecco, occhi aperti, perché dobbiamo fare un lavoro pulito, dice... la vocina, perché nonostante siano una coppia di deviati. È così. Non lo so. Che faccio io? Capanno da caccia. Busso. Vado io. No, devo, sto scassinando. Guarda lì, ho le pinzette per capelli. Guarda là, sai che precisione. Uccidi, sì, bisogna ucciderli. Proprio questo è il classico raid della camorra. Proprio adesso mi danno fuori il... Qui c'è il letto vuoto. No, sì, ci sarà, esattamente, ci sarà il bunker sotterraneo. Proprio la grande tradizione camorristica. O tre. Vabbè, coraggio. Ma dai, ma è una roba orribile, lei. No, ci sono anche due scagnozzi che guardano il nulla. Tra l'altro. Che faccio? Faccio premo e facciamo il devasto. Premo il granatina, secondo me. Ok. Vado? Sì. Io ci sono, sto mirando la porta. Al mio 3. 1, 2. No, non credo, dai. Picchiate i due stronzi. Poi così, vado. Vai, apri. Ah, sta scendendo, sta scendendo. La ciaciona invece. Ok. No, non è andata. Guarda lì, guarda il Mancini. Che le spezza il collo. Adesso inseguiamo questa, il Polito qua. Ah! Cavolo, ora magari arriva un Polito, cazzo. Ah no, ci sono tre persone oltre il Polito, attenzione. Venite giù e arrestatemi. E c'è il Polito con tre persone. Con una no, in realtà una persona. Non mi hanno sparato. Giù, dietro la ciaciona morta. Ci sono le scale.
Va dietro la mitragliatrice. Yuri è morta. E occhio, dietro l'angolo c'è uno, quindi occhio. E ci sono io a terra. Vicino a me, comunque i nemici sono deficienti che non si muovono nella situazione. Visto, ammazzato. Ce ne sono altri. Ah, aiuto, sì. Sono proprio stupidi i nemici. Veramente, attenzione. Stanno arrivando rinforzi, eh? Occhio. Stanno arrivando due macchine di rinforzi. Però mi avete restato, stronzi. Ucciso i... Avete presente, vabbè, che nel film la gente dice sempre che la vendetta non dà soddisfazione, che non risolve niente. Ah, c'è un video disponibile. Ma dimmi te. Come The Division. Sono i video disponibili come The Division. A me, non so, a me è uscito. No, a me è uscito il video. Perché tu hai finito le missioni, perciò ho prenotato subito. Senza audio. Allora. Così. Che brutta la gente torturata. Ecco, la gente torturata mi fa sempre molto effetto. Un po' così. Ah, ma qua ci sono tutte delle camere. Queste sono tipo un obitorio praticamente. Guarda lì. Molto bello. Sì, sono animazioni con una che parla sotto. Poi noi ci stiamo perdendo tutto quello che ci dice la nostra simpatica amichetta bionda, che ci informa sulle cose. Sì, certo. Quando un giorno giocheremo il vuoto. Va bene. Va bene, molto bene. Mamma mia, che scene brutte, però. Meno male che. Vabbè. Ah, sta arrivando tutti! Aiuto, aiuto! Beh, aspettiamo tutti, quando scenderanno li uccidiamo tutti. Ma certo, perché come al solito quando finisce la missione arriva la gente. Sì. Però stavolta noi abbiamo due più di vie di uscita. No. Normalmente prendiamo la macchina e fuggi, questa volta è una roba un po' più... Però abbiamo la torretta dell'amore, eh? Sì, esatto, questa è messa lì apposta ad arte, ora entrano tutti di lì e qualcuno li falcia, quindi... Io li attiro. Me... Esatto. Però... Sono... Che cacchio sono? Sono lì sopra, hai voglia di attirarli. Tra le altre cose, cosa brutta, che praticamente ci sono pochissimi soggetti... Facciamoli arrivare, dai, facciamo questa bella cosa però, dai. Sì, aiuto! Corri, via. Eccoli. Voglio vedere se questi ci seguono, sono stupidi. Che cosa brutta che praticamente io non vedo il modello della torretta muoversi sull'asse orizzontale, però posso sparare a sinistra. Cosa orribile. Stanno arrivando, hanno ammazzato uno, ma stanno arrivando tutti. In che senso? Non vedi, non ho capito. Voi vedete la torretta che gira? Sì. Io no. Ah, okay. Quindi è una cosa molto brutta, aspetta. Esco dalla torretta e rientro, magari. Guarda che stanno arrivando, eh. Okay. Se Mario si sbriga. Vabbè, io li sto ammazzando tutti io direttamente. Vabbè, capito. Vabbè, quindi niente. È perché stanno vabbè, d'altra parte stanno passando tutti da una porta, cioè non è un'operazione particolarmente da difficile. E parti Pooper Mario. Vabbè, niente, ne è rimasto uno. Direi che salnamo, eh. No. Vado a prendere a calci. Ah, ma qui c'è una bella arma. Aspetta, che la sugo subito. PP19, vediamo un po' com'è. PP19. Nome un po' grande. Non mi dispiacevano. Vabbè, prendiamo l'elicottero e leviamoci. Sì. Di queste erano tutte le missioni della storia che c'erano, più o meno. Esatto. Abbiamo fatto tutte le missioni della storia di questo gioco. Abbiamo finito la beta. No, aspetta. Sono nel buco. Ah no, ok. Qualcuno scrive sul nostro Slack. Aspetta che vado a vedere che cosa ci dicono. No, che passeggero? Sono solo passeggero. Ah, ma perché mi hai scelto il posto? È chiaro. Slack. Ready or not. Bello. Ah sì, molto bello librarsi in volo in questa... nella Bolivia.
Il Talarico è arrivato a casa e si lamenta della tastiera che gli ho dato l'altro giorno. Sto dicendo che in questo momento ho altre cose per la testa. Serie, tra l'altro. Sì, esatto. Tastiera... Cioè, esatto. Non solo gli hai dato una tastiera, si se ne lamenta, ovviamente, certo. Che brutta gente, questi genovesi. Sì. Una Cherry meccanica, in realtà, è molto bella. Cazzo. Vediamo un po' cosa possiamo fare. C'è un aeroplano! C'è un aeroplano subito. Che vola, allora, andiamo a prenderlo su. Allora, te lo marco, il punto A. Forse lo vedi anche tu sulla mappa. Sì, 900 metri qui, praticamente. Così lo abbattiamo. Quant'è che siamo in streaming, così per chiedere? Da quant'è? Dove scava dal cazzo. Anche secondo me. No, sarà un'oretta e qualcosa, un'oretta circa. Guarda, sto guardando se mi dice qualcosa XSplit, ma no. Saremo, vabbè, ma tanto tra poco, 7-10 giorni, diciamo, levare dal cazzo, ci leviamo dal cazzo, Maria. Infatti, sto guardando dove l'aereo, perché... Ah no, era una... Ho chiesto così molto placidamente. Ma dovrebbe essere in giro, non lo vedo più. Vediamo un po'. Ma è velocissimo. È già dall'altra parte della mappa. Pazienza. Ah, lo vedevo. Vabbè. C'è una missione qui in alto che fa punti abilità. Vabbè, io direi andiamo magari a fare quelle e poi ci scaviamo le grandi. Sì, no, sto vedendo se io ho qualcosa... Consegna, veicolo... No, qualcosa... Chiede Verti, sono le missioni ribelle che potrebbero essere... Una cooperativa agricola, cioè ruba l'elicottero, però quella che abbiamo provato a fare ieri con scarso successo. Esatto. Fai funzionare la radio, no? Una palla atomica. Ruba l'elicottero, cioè sono due missioni di ruba l'elicottero? È così? Sì, sì. Sì, che ecco, questa è un'altra cosa che... Sì, esatto, non depone a favore di una grandissima varietà. Però è una beta, quindi vale tutto. Sì, sì, no, poi voglio dire... Cioè, c'è una mappa che è ginormica. Quindi, sì, però vabbè. Se devi rubare 8.000 elicotteri, ripeto. Cos'è il punto di raduno? Ah, è dove parti, dove all'inizio ci stanno i... Ok. Sì. Aspetta, c'è una missione con un elicottero. Ruba l'aereo. Dov'è? È una missione verde a est. Io l'ho marcata. Subito andiamo. Dai! Mario è sempre stato... È sempre in... Ah, eccolo, perfetto, grande Mario. Cosa? No, era non l'avevo... ancora in esplorazione. Esatto, non avevo ancora giovinato la missione. Dai, chiudiamo in bellezza con l'aereo. Guarda che ci schiantiamo! Una cosa... Sì, sarà come al solito, sarà il pilota. Allora, prima il pilota, ripeto, che non aveva la pistoniera armata. Cioè, aveva una cuffia... Il Mancini... Quanto beccheggia, guarda lei, guarda, volora dete Top Gun. Ok, basta. Io atterrerei qui sotto la montagnella. Anche sì, sì. Comunque, questa parte è assolutamente la migliore del gioco. Questa fase qua. Oh, morbido. Un po' meno delicato dell'altra volta. È sempre figa sta parte. Sì, sì. No, ma ecco, la cosa bella è appunto andare sui vari veicoli tutti quanti insieme, così fa molto missione vera. Poi le missioni vere in sé un po' più. C'è un sicario soldato del cartello. La pista, date un'occhiata. Ma questa roba secondo te rischia di essere un po' il GTA di Ubisoft? No. No, teoricamente il GTA di Ubisoft è Watch Dogs 2. Allora, io qui sto marcando un po' di persone, vediamo un po'. Però con che cosa le marco? Col binocolo hai detto, giù. Sì, io le sto marcando. Io ne ho marcate 4 con il drone. Io ne marco un'altra là, però non me la fa marcare. Io ne ho marcati 3, quindi. C'è il 2 che va eliminato tipo subito, secondo me. Ma il pilota lo riusciamo a individuare, quale potrebbe essere? No, perché dici tu che c'è la solita cosa che fugge. Allora, ripeto, prima c'era, cioè non c'è scritto sopra pilota, però c'è il pilota, che non era armato, fumava una sigaretta e c'aveva un paio di cuffie. Ed era lo stesso che la volta prima aveva fregato. Quindi, teoricamente, se riusciamo a beccare lui, l'aereo rimane lì. Io intanto c'è un tizio con un casco che adesso gli sparo l'ammazzo. Però è allo scudo, quindi no, probabilmente non gli basta un colpo. Nemico attrezzatura standard. Vero che nel pilone dell'aereo non c'è nessuno. Io ammazzo il 3. Va bene.
No, non sembra ci sia il pilota, almeno che io... Ok, sono partiti al... Cazzo, l'uno sta lì. Raga, io faccio questa cosa. Lo faccio. Esatto, sto dicendo farò anch'io. Maledetto, maledetto. Aspetta, come tu l'altra va. Parte, aiuto. Ma lascialo qua, lascialo qua. Neanche l'elica, neanche l'elica di questo aereo qua mi ha fatto niente. Ci sono passato attraverso, così. Adesso guarda che precipitiamo. Lassù con il meglio del meglio. Sì. Dai, ora fa la bellezza, schiantati sul fianco della montagna. Ma quando mai, state in mano all'arte. Proprio il controllo anche, guarda, realisticissimo. È quasi un UFO. Beh, però è bello che si muove in flap. Ma qui quindi posso provare a fare questa cosa qua. Vediamo un po' se vado in stallo. Ora devi... Cosa devi fare? Ora devi atterrare. Aspetta, aspetta, aspetta. Fantastico, raga. Aspetta, devo fare l'atterraggio. Aspetta. No, devo mettere... Mi devo allineare, quindi un attimo. Faccio una virata. Però avrei voluto vedere se ti schiantavi così in linea retta. Aspetta. Se appariva missione completata. C'è un po' di... Ecco, le virate non sono esattamente... Esatto, perché vira, ci mette un quarto d'ora per virare. Sì, è molto... Sì, ho capito. No! Eccolo là! Io lo sapevo che finiva così. E siamo vivi, tra l'altro, questa è la cosa bella. Sì, tranquilli. Abbiamo parcheggiato, raga. Esatto. Secondo me questa è una degna chiusura. Esatto, esattamente. Va bene. Però effettivamente il terraereo è facile da pilotare in aria, poi appena scendi di quota impazzisce. Sì. Sì, secondo me comunque è davvero, sarà, secondo me è molto approssimativo l'atterraggio. Cioè, se la... secondo me ci può arrivare quasi in linea retta. Non no, lo so, ma infatti secondo me in realtà lui mi ha detto premi L2 per atterrare, si abbassa tipo l'elicottero e fa quello, secondo me. Ok. Cioè, in realtà io prima, quando stavo atterrando sul fianco della montagna, l'importante è che non prendi gli alberi, ma poi puoi atterrare anche sulla strada senza problemi, non è che ti devi allineare. Cioè, io stavo per fare... Io volevo fare Flight Simulator, invece ho preso il servizio. Esatto, va bene, dai. Allora... Va bene, ragazzi, è stato molto bello. Esatto, magari non so, vediamo se domani abbiamo voglia. Il problema è che cosa facciamo vedere? Le secondarie, però vediamo. Insomma. Vediamo un po', se no ci inizieremo, se no, però magari possiamo anche scrivere la rivista domani. Sì, io ho tipo 400 pagine fuori, quindi sì, dai, magari ci dedichiamo un po' a quello. Magari sì. Va bene, dai, salutiamo però, tutti. Abbiamo pubblicato, possiamo dire a tutti che abbiamo pubblicato, c'è stata la grande notizia di giornata, che la Mobile Machine, la tanto amata Mobile Machine, esatto, si è spostata sul sito perché sulla rivista il prossimo mese arriveranno novità interessanti, e poi anche perché la Mobile Machine ha molto più senso farla online, in modo tale che... C'è il link al giochino, ve lo scaricate. C'è, secondo me, è un gioco bellissimo. Questa settimana la Mobile Machine, il gioco diciamo principale, è molto molto bello. Esatto. In ogni modo, sì, tutti i sabati una rubrica sul sito. Questa settimana c'è la mobile, la prossima settimana VR, e così faremo di due settimane in due settimane. Esatto. Esattamente. Bene così. Per questo andate a leggere l'editoriale di Marco di stamattina, che è sempre molto bello, così vi ritempra con il mondo e vi fa scaricare un po' d'odio. E detto ciò, amateci sempre con il cuoricino sopra la testa di Claudio. E buona Buon sabato, buon weekend.